Grazie Monica Cerroni, ricordo presidente di Fise Assoambiente. Adesso darei la parola ai rappresentanti, diciamo, dei comuni, degli enti locali, in particolare al delegato alle politiche dell'energia e dei rifiuti dell'ANCI. Non c'è Filippo Bernocchi, c'è Fabrizio Clementi. Grazie e buongiorno a tutti. Innanzitutto porto il saluto del presidente dell'ANCI Piero Fassino, che ovviamente aveva indicato nel delegato alla materia dei rifiuti Bernocchi di portare un saluto e una testimonianza del lavoro. Purtroppo l'agenda politica degli amministratori locali è un'agenda per vari motivi di primo livello, come di front office, e quindi non so se sarò in grado di rappresentare con la stessa efficacia il contributo che a questo livello anche più politico si voleva portare. Comunque sta di fatto che, come dirò alla fine, ogni rappresentante poi porta anche una piccola esperienza personale nella vicenda. Io nel periodo 2006-2009 sono stato vicepresidente dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, quindi qualche cosina, diciamo, di riflessione potrei averla anche su questa materia specifica. L'ISPRA, nel suo rapporto annuale mette insieme le conoscenze e le informazioni ambientali a livello nazionale affinché siano trasparenti e disponibili a tutti, cercando di essere un punto di riferimento per cittadini e decisori politici nel panorama degli strumenti informativi più generali nella materia ambientale. È un appuntamento importante anche per i comuni e per l'ANCI, che li rappresenta, che sono chiamati a organizzare e pianificare le attività di raccolta nei loro territori e a garantire un servizio pubblico ai cittadini che permetta, da un lato, il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei e, dall'altro, di dare realmente, concretamente, soddisfazione alla domanda di servizi efficaci ed efficienti da parte dei cittadini. La direttiva europea 98 del 2008, recepita in Italia dall'aggiornamento del testo unico ambientale nel 2010, parla di obiettivi di riciclo e non più solamente o principalmente di raccolta differenziata. Da qui l'esigenza di inserire la raccolta differenziata in un più ampio progetto che veda infrastrutture e impianti effettivamente capaci di garantire l'effettivo avvio al riciclo nel pieno rispetto di una concezione di economia circolare. Oggi la situazione italiana, l'abbiamo visto anche dai dati, effettivamente non tutti semplicemente ricognitivi o di allarme, ma anche di importanti episodi di eccellenza, sta di fatto che comunque anche dal rapporto si vede che la situazione italiana è frammentata e fortemente influenzata dalla presenza nei territori di aree industriali in crisi, non attrezzate per, diciamo, la riconversione dell'economia secondo una prospettiva ecologicamente sostenibile e ambientalmente produttiva, capaci quindi di rispondere alle nuove esigenze, diciamo, non solo di tipo economico, ma di tipo economico-sociale, ripeto, sostenibile. Però questo richiede impegni, investimenti economici, che se realizzati potrebbero effettivamente dare un impulso a una nuova prospettiva di rilancio, di recupero di ruolo a un sistema paese che oggi, con la crisi industriale, è profondamente in difficoltà. Gli amministratori, i decisori e tutti i tecnici che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei sistemi di raccolta differenziata hanno bisogno di conoscere i territori in cui dovranno implementare i servizi, non solo in termini di morfologia territoriale e dimensione demografica, ma anche di dotazione impiantistica e infrastrutturale. Tali dati quindi servono a dimensionare e costruire piani di raccolta dei rifiuti sostenibili da tutti i punti di vista ambientali, tecnici ed economici. Solo attraverso un sistema sintetico di indicatori e di censimento delle dotazioni impiantistiche e delle realtà economiche presenti nel territorio è possibile costruire una strategia che possa portare reali vantaggi e benefici al sistema paese. Per questo, e vengo ad affrontare un punto importante, diciamo, che scaturisce anche dalla visione, dalla lettura non ancora approfondita dei rapporti presentati da ISPRA, per questo la trasparenza e la tracciabilità dei dati,
sulla raccolta dei rifiuti e sulle destinazioni finali delle stesse sono elementi imprescindibili per i comuni e quindi per l'ANCI. Noi infatti in questi ultimi anni abbiamo inserito l'obbligo di invio di specifiche informazioni a tutti i soggetti economici, industriali, con i quali facciamo accordi di programma nel campo degli imballaggi, per esempio, così come previsto dalla legge, a supporto della raccolta dei rifiuti con il fine di monitorare e conoscere i risultati e gli andamenti degli stessi a livello di singolo comune e a livello nazionale, oltre che regionale. Tali dati sono strategici per i decisori politici, per i tecnici chiamati alla pianificazione, nonché per i livelli più alti di competenza, quindi anche alle regioni e allo Stato. Avere realizzato presso l'ANCI una banca dati contenenti dati storici sulle raccolte ha permesso all'ANCI di affrontare con le giuste conoscenze e competenze anche le fasi di negoziazione dei succitati accordi. Così come anche la realizzazione di un osservatorio non solo di monitoraggio ma anche consulenziale che abbiamo fatto in ANCI per assistenza ha questo significato appunto di spesa, di utilizzazione della conoscenza dei dati a supporto di chi opera sul territorio. L'obiettivo nostro è quello ovviamente di ottenere e di produrre valutazioni scientifiche ma anche economiche degli impatti complessivi della gestione dei rifiuti urbani a livello locale. È chiaro che in questa nostra visione, in questa ottica, risulterebbe strategico individuare una forma di collaborazione non episodica, non casuale, non improvvisata, di collaborazione e di interazione tra le fonti date, tra tutte le fonti date, a partire quindi quella più importante fornita da ISPRA, per avere una visione non solo completa del sistema rifiuti in Italia, ma anche per fornire dati e analisi validi a tutti i livelli di competenza, possibilmente sempre più calibrati alle specifiche realtà dei territori, piccoli, medi, ma anche macro, diciamo, non solo di confine comunale o provinciale. Questo processo permetterebbe una semplificazione da una parte e una semplificazione degli adempimenti da parte dei comuni e degli operatori del settore che potrebbero far confluire le informazioni a un unico soggetto e una maggiore trasparenza e certezza dei flussi di dati a livello nazionale. Battuta finale. Il rapporto dell'ISPRA, i due rapporti dell'ISPRA, naturalmente nella mia veste più concentrato su quello dei rifiuti, lo dico personalmente anche con un pochino di, come dire, insomma, di distacco, non coinvolto emotivamente dopo tanti anni di esperienza nella pubblica amministrazione statale e locale, mette in risalto una fotografia di un paese ad Arlecchino, punti di eccellenza e vuoti totali di presenza. Questa non è una problematica, diciamo, casuale, storica, atavica, irrisolvibile, antropologica. È un problema proprio di incapacità di immaginare una governance integrata tra i vari livelli di responsabilità. Proprio non c'è questa cultura. Se voi pensate adesso al dramma in cui la pubblica amministrazione locale si trova di fronte alla crisi economica, alla crisi finanziaria, alla crisi fiscale, quindi con i limiti e la decrescita della spesa pubblica non solo per la parte corrente, ma la parte degli investimenti, per la parte della formazione, capite che Arlecchino è questo paese, Arlecchino rimarrà, virgola, a meno che non si spaccano le barriere di compartimenti stagni tra i livelli di responsabilità nel pubblico e quindi conseguentemente nei rapporti tra pubblico e privato. Dicevo prima dell'esperienza dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, la voglio citare come testimonianza personale proprio di una scelta, direi, irresponsabile da parte di tanti livelli di governo politico di tutti i livelli, perché quella vicenda dell'Osservatorio dei Rifiuti nacque ad esito della riforma del testo unico ambientale del 2006. Io mi trovavo nel Ministero dello Sviluppo Economico in quell'epoca, considerate che io adesso ho la materia dei rifiuti dentro la dimensione delle attività produttive e dei servizi pubblici locali, proprio perché la riflessione dell'ANCI è: fatta la politica di contenimento, di prevenzione, fatta per modo di dire, nel senso che dobbiamo proseguire su questa strada, si deve affiancare l'approccio della valorizzazione della risorsa economica del rifiuto, del ciclo
della nascita, della morte, del riciclo del rifiuto stesso. Cioè è incredibile immaginare che, fatta la politica del contenimento, poi la vita e il valore economico di questo bene è affidato a un destino ignoto, ignoto per la parte della criminalità, che è noto a tutti, e ignoto per la parte poi dell'uso nazionale o extranazionale del destino di questi rifiuti, in mano a chi giustamente ha un interesse di profitto, doverosamente, secondo un'economia capitalistica. Allora il problema è: perché quando fu impostato un osservatorio nazionale dei rifiuti, che in Italia non esiste, unico paese in Europa, non abbiamo un'autorità in materia di rifiuti? Autorità significa non solo controllo, vigilanza e prevenzione, ma significa anche arbitro tra gli attori contrapposti, ambientali, economici che siano, che garantiscano una, come dire, tenuta complessiva di questa enorme risorsa economico-finanziaria per il nostro paese. Ebbene, la miopia di immaginare che la tutela dell'ambiente non può andare d'accordo con la valorizzazione economica di un bene che nasce come problema e oggi viene considerato una risorsa, sta a significare che nel nostro paese nel 2014 ancora oggi non esiste una capacità di governance nazionale, regionale e locale, capace di mettere insieme questi due elementi. Allora, i dati che ci fornisce l'ISPRA, nel momento in cui noi come ANCI vorremmo auspicare anche una capacità di integrazione dei vari approcci, dei dati anche per il destino finale sul territorio, primo livello di domanda. Ma se manca questo quadro di riferimento, no? Giusto ieri abbiamo litigato col Ministero dello Sviluppo Economico perché stanno introducendo, secondo la logica della revisione della spesa pubblica, una riforma dei servizi pubblici locali con una ridefinizione, la 48esima, sugli ambiti ottimali in campo dei rifiuti. Senza che il Ministero dell'Ambiente ne sappia nulla, così come viceversa, il Ministero dell'Ambiente spesso parte, diciamo, su questi approcci che hanno una ricaduta economica, non si può campare così, detto proprio all'italiana. Ecco che allora, come dire, lo sforzo ce lo mettiamo tutti i giorni per tamponare. Vedere il Veneto, vedere la Toscana, sentire la Campania fa piacere e ogni giorno, se si può investire un minuto di più a supporto di queste eccellenze, lo si fa, o di quelli che tentano di uscire fuori da una situazione disagiata. Ma l'idea di comunque dover rimanere strutturalmente in un sistema paese ad arlecchino perché non si vuole cambiare il modo di governare a tutti i livelli, francamente, è inaccettabile. Grazie. Grazie Fabrizio Clementi, ci ha dato il punto di vista molto importante del decisore politico a livello locale. E noi parliamo oggi dell'importanza del dato ambientale quale supporto al decisore politico, e allora darei la parola a chi questi dati ambientali contribuisce a raccoglierli e quindi ci dirà anche quanto importanti siano.